ritardo. Meno male che la mia fedele bicicletta mi aspetta sempre qui. Oggi è il primo giorno di scuola. Siete italiani? Grande. Ciao Michael, piacere. Salvatore. Comunque alla fine sono arrivato in tempo. Con un quarto d'ora d'anticipo. La mia scuola, che si trova in questo angolino qua, è proprio in mezzo tra Leicester, si dovrebbe chiamare così, e Trafalgar Square, che è in questa direzione. E questa qua è tutta una piccola Little Italy. Cioè in realtà non è vero, ci sono semplicemente 5-6 ristoranti. C'è Bella Italia, Vespa Restaurant, Little Italy. Ce la farò però a trovare un caffè prima di entrare. A mali estremi. Visto che ho ancora 5 minuti prima di entrare, vi spiego un attimo, perché io sono già stato appunto in una scuola d'inglese Kaplan, ricordate, a Miami circa un anno fa, a luglio. E il primo giorno di scuola è sempre, per tutti gli studenti nuovi che arrivano, un giorno di test. Un giorno in cui si fa un test iniziale per valutare le competenze e le conoscenze dello studente e per inserirlo nella classe corretta. L'anno scorso mi hanno inserito nella classe B2, però devo essere sincero, quella classe era secondo me un pochino troppo avanzata per le mie conoscenze, ma soprattutto nello speaking. Il mio limite è sostanzialmente quello. Io purtroppo riesco a farmi capire più a gesti che a parole. Cioè, vabbè, adesso sto un po' esagerando. Quindi sono curioso di vedere in che classe mi inseriscono quest'anno. Entriamo. Thank you. Today it will be a longer day and I'll tell you more about it in a bit. So the name is Tube. First part, grammar and vocabulary. Second part is writing. Uscito di scuola e devo dirvi che il test pensavo che fosse più difficile, me lo ricordavo molto più complesso, cioè a tante domande non ho risposto, nel senso che erano davvero troppo complesse per me, per la mia conoscenza d'inglese, però suppongo di riuscire a replicare un B2 come la volta scorsa. Mi hanno dato anche il calendario settimanale delle attività che Kaplan organizza e ce ne sono alcune che sono veramente super interessanti. Almeno per adesso però devo andare a mangiare e siccome tra un'oretta devo ritornare, devo fare anche in fretta. Ho trovato il tipico negozio acchiappaturisti, la Vespa inglese non si può vedere. Alle calze le voglio, sono bellissime. Ma sapete che sono curioso di provare anche questa steakhouse? Hanno un sacco di bei piatti, però che prezzi, ragazzi. Oppure potrei andare da Five Guys. Broccolini con l'aglio, salmone grigliato, carotine e cipolla, perché non c'è Francesca. Mi hanno dato il risultato e sono nella classe intermediate, che è leggermente sotto rispetto a quella in cui mi avevano messo a Miami, però sono convinto che là avevano abbastanza sovrastimato le mie competenze, soprattutto di speaking. Sono già le 4, oggi la lezione è stata abbastanza lunga perché il primo giorno vengono spiegati tutti i servizi che vengono offerti alla scuola, la possibilità di partecipare anche a classi extra, a fare corsi intensivi, a fare one to one con i professori, che credo che farò perché, visto che sarò qua solo le prossime 2 settimane, voglio cercare di sfruttarle al meglio, voglio spremerle tantissimo per cercare di migliorare quanto più possibile. Buona, direi che è arrivato il momento di fare sul serio Jubilee Hall Gym. Mi hanno detto che è una delle più belle che ci sono qui a Londra. Ok, sapete cosa si fa in questi casi, no? Partiamo da quella che dovrebbe essere la zona finale, in realtà che è la zona cardio. Ci sono davvero un sacco di tapirulan, lì ci sono un pochino di step, qua ci sono un po' di biciclette, qua altri tapirulan. Quest'area è perfettamente in centro alla palestra e suppongo che stiano costruendo qualcosina anche nel piano superiore, non ne ho la minima idea. Lì ci sono delle bike da spinning. In quest'area ci sono un po' di macchinari pre-core, lì in fondo c'è una pulley, questa è una lat machine, una pectoral, là c'è un castello con lat in fondo e ercolina, le croci, qua c'è una dip machine o eventualmente la barra per le trazioni e qua un'altra pulley. Altre macchine per le dip, qua c'è una hyper extension e qua una macchina per i polpacci. Completamente a caso qua c'è un bar in mezzo alla palestra, vi assicuro, infatti non è una cosa che apprezzo perché si sente odore di mangiare in tutto quanto lo stabile. Lì ci sono altri 2 castelli, pectoral, questa qua è una macchina per i femorali, un'altra pectoral, una leg extension, questa qua è una rowing, quella lì è un altro tipo di rowing, carina, non mi dispiace. Ci sono un sacco di panche inclinate e declinate e questa che è sempre una lat machine però a carico libero. Bello il fatto che là in fondo, come vedete, ci sono un sacco di castelli per fare squat stacchi con i pesi olimpionici. Qua ci sono un po' di macchine per le gambe, questa qua è anche questa una macchina per fare squat, sacco da box e questa è tutta l'area funzionale. C'è anche una monkey bar che sembra molto divertente ma che non farò perché sennò mi trito la spalla. Poi i manubri, svariati manubri, veramente tantissimi, un sacco
e anche kettlebell. Ok, direi che è tempo di iniziare il workout. Oggi faccio petto e tricipiti perché più di 10 giorni che non li alleno, con la scusa che sono stato a Roma, che adesso sono qua, e qua mi sono allenato solo due volte. Stavo facendo finta di fare cardio, quando mi ha fermato un ragazzo, mi fa: ma tu sei Michael? Assolutamente, è grande. Sempre. Ma come ti chiami? Giorgio. Giorgio fa il fisioterapista qua a Londra, ha studiato in Olanda, mi hai detto. Esatto. E io la domanda che gli ho chiesto è, prima di poi accendere la telecamera e dire no aspetta dimmelo in camera, questa non mi sembra una delle migliori palestre che io abbia mai visto, cioè, sì. Ma com'è qua a Londra rispetto allo standard? Ma sono un po' diverse perché sono molto improntate sul cardio e poco improntate sul sollevamento pesi, e quindi trovi molti tapirulan, molte ellittiche, ma è difficile trovare molti rack squat, molte panche. Quindi questa secondo me è molto attrezzata. Che comunque questa qua, esatto, cioè è attrezzata nel senso, sotto punto di vista degli squat, cioè delle, esatto, rack, di tutto il cardio, che comunque ce n'è tanto. Poi c'è qua tutta l'area funzionale con anche la monkey, esatto, bar, cioè non è vuota, però sì, non è né una delle più grandi, per cui vuol dire che lo standard a Londra non è così alto. No, no. Esatto, cioè lì volevo arrivare. Diciamo old school, cioè di Giza ce n'è poca. Ok. Sono tante macchine, tantissime macchine, certo, un po' stile Virgin. Ho capito, per cui isotonica e basta, esatto, cioè quella è la surfa. Grande piacere averlo conosciuto. Grazie mille, Gio. Giorgio è davvero simpaticissimo. Ci siamo soffermati a parlare e gli ho chiesto un po' di informazioni circa la zona in cui ci troviamo. Mi ha detto che non devo perdermi e visitare proprio l'area in cui ci troviamo adesso, ovvero Covent Garden, per cui ve la faccio vedere. Stavo camminando verso casa e ho trovato questo ristorantino che si chiama Le Leon. Sì, Leon. E non è un ristorantino in realtà, ma un fast food, ma un sacco di roba super figa. Hanno un sacco di varietà di piatti, ma sembrano tutti sani. E quindi mi sono preso una chicken salad. Wow, mucho gusto devo dire. Pollo grigliato, insalata, spinacina, pisellini, quinoa. Approvato, c'è anche la menta. Tutto questo per $7. La verità è che rispetto ad altre città, Londra è molto più multietnica. Questo va in parallelo anche con la ristorazione, nel senso che ci sono tantissime tipologie diverse di ristoranti. È passato anche il secondo, il terzo giorno di scuola. Quello che vi ho fatto vedere sono i giorni successivi. Ormai devo dire che mi sono super ambientato qua, sia con la metropolitana, sia con i mezzi, sia con gli spostamenti, con le piazze, i luoghi carini da vedere, e in qualche modo anche con le palestre. Anche se vi devo dire la verità, quella del titolo, ovvero la miglior palestra di Londra, secondo me quella che abbiamo visto, la Jubilee, non è una delle più belle. Mi è stata venduta come la miglior palestra qua a Londra, sia da gente che abita qua, italiani più che altro, che mi hanno scritto su Instagram e mi hanno detto di andare lì, sia anche da tante recensioni su Google, dove appunto dicevano che quella palestra con la struttura fosse super attrezzata. Ma vi dirò, per gli standard a cui sono abituato, non era nulla di speciale, soprattutto paragonata a palestre statunitensi. Mi hanno parlato bene anche di un'altra palestra, oltretutto vicinissima a casa mia, si chiama Gymbox, ma voi la vedrete nel prossimo video, perché io andrò ad allenarmi domani con tantissimi di voi. Ho creato un raduno, un incontro su Instagram con tutti i follower che sono qua e ci dobbiamo beccare, quindi dobbiamo registrare. Per adesso grazie a tutti quanti per la visione, spero di cuore che questi video da Londra vi stiano piacendo. Ci vediamo in un prossimo video.